Un agosto-settembre di grande rilievo dal punto di vista degli eventi e dunque la coda estiva, Sant'Egidio si appresta a viverla con grande slancio. Sì, dopo le varie sagre nelle contrade si ritorna finalmente in piazza, si vive la piazza, domani inizierà la sagra, 28ª sagra degli gnocchi, curata dalla Proloco, coadiuvata anche da altre associazioni locali. Il nostro fermente mondo associativo si sta adoperando quest'anno come non mai per dar vita a un'estate sant'egidiese esplosiva. E poi inizieranno anche gli eventi del comune, proprio sabato sera, in occasione dell'ultima giornata della sagra, ritornerà la nostra notte bianca sant'egidiese per le vie del centro. Tutte le vie saranno allietate con musica, giochi per bambini, concerti dal vivo e quindi per ogni tipologia di gusto. Invitiamo tutta la cittadinanza e soprattutto i cittadini dei comuni limitrofi a ritornare a Sant'Egidio, a vivere la Sant'Egidio che fu di un tempo. E poi a seguire nella settimana dopo la sagra ci saranno vari eventi in piazza. Il culmine sarà ovviamente il 1º settembre, che vedrà, a parte la processione, la presenza del nostro vescovo Palmieri e l'esibizione del noto cantautore italiano Gatto Pancieri. Tutte le sere allietate da musica, piazza viva, non possiamo far altro che invitare a seguirci, invitare tutti i cittadini a seguirci nei nostri canali social dove divulgheremo al meglio tutte le serate. E comunque vogliamo stimolarvi e invitarvi nelle nostre piazze per ritornare a vivere Sant'Egidio, a sorridere insieme, a socializzare e comunque a creare quella grande parola che è comunità.